Oggi finalmente iniziamo con i primi, più che lavoretti, acquisti relativi alla trasformazione del mio monolocale in B&B. Tra l'altro qua, che a breve vi mostrerò, ho anche un paio di chicche che serviranno proprio alla trasformazione. Poi a breve mi accompagnerete proprio ad acquistare un paio di cose, a fare un girettino e poi appunto ad andare di nuovo a casa vecchia a fare un paio di parentesi. Qua abbiamo due prodotti che serviranno appunto per il B&B, ne serviranno altri. Ovvero una cassettina che sostanzialmente contiene con un PIN, un codice di rotazione, le chiavi all'esterno, così da automatizzare il check-in. E un'altra cosa che automatizza più che il check-in la vera e propria consegna delle chiavi è Ring, che è uno strumento in realtà di casa Amazon, se non erro, sì, che permette di fare dei token di accesso con scadenza. Cosa significa? Molto brevemente, delle persone soggiornano un giorno, noi facciamo un link che loro possono utilizzare per aprire il cancello esterno e chiaramente dopo il giorno in permanenza va a scadere. Stessa cosa per i soggiorni di 2 o 3 giorni, si dà questa scadenza in modo tale che l'utente da solo con il link si apre il portone e poi all'arrivo utilizzi questa cassettina per sostanzialmente aprire la porta. Perché non ho scelto di utilizzare un sistema elettronico anche per la serratura della porta? Perché in realtà, oltre che vanno cambiate le batterie, eccetera, eccetera, in realtà anche su questo, ma sembrerebbe durare tanto, costa molto di più, perché sostanzialmente una serratura smart sempre permettendo che sia compatibile con la porta, perché devo controllare, ma se non erro la mia non è compatibile, costa almeno 160-170 euro, a differenza di questo che intanto ne costa 11. Poi chiaramente dovesse andare, magari l'investimento lo facciamo per evitare che l'utente possa perdere chiavi. Poi vabbè, dopo vi racconto perché mi va bene anche questa soluzione qua, ora andiamo che è tardi. Ci fermiamo qualche istante perché vi devo presentare assolutamente lo sponsor di questo video, ovvero Zonda Token. Token proprietario che dà accesso a diversi vantaggi, bonus e sconti, proprietario del sistema Zonda Crypto, un ecosistema che ti dà la possibilità di vendere e acquistare assets, più precisamente appunto cripto. La cosa interessante è che conta già 1,3 milioni di clienti, 37 milioni di revenue tra 2021 e 2024 e 180.000 utenti attivi al mese. Qua vediamo come è facile utilizzare appunto la piattaforma, ma la cosa che più voglio mostrarvi è che per quest'anno, stagione 2024-2025, sono official sponsor, o più precisamente partner della Juventus e non solo, anche dell'Atalanta. Questo video è uscito 2 mesi fa, sono proprio sponsor di queste due squadre. Comunque, qua in descrizione trovate tutte le informazioni necessarie per saperne di più. Mi raccomando, andate a vedere. Grazie mille, Zonda, per aver sponsorizzato questo video. Ci troviamo finalmente nella vecchia casa. C'è un po' di disordine perché stanno togliendo le ultime cose, le robe in più sostanzialmente. Ora capiamo intanto dove mettere un paio di profumini. Poi abbiamo comprato le cose chiaramente per procedere a far fare le pulizie. Qua vediamo intanto com'è. Cosa ho in mente di cambiare? Perché questo qua è un monolocale. Non so se si vedeva nell'inquadratura di prima. Questo qua è un divano letto. Dovrò comprare un sub materassino. In realtà c'è già una base, tipo il futon, diciamo cinese, che va sopra, ma ne comprerò un altro per fare una stratificazione in più. Questo si trasformerà a tutti gli effetti in un letto. Dopodiché, questo io procederei a toglierlo, che è un mobiletto che c'è qua. Non so se si intravede. Questo sì, dove c'è un po' di casino. E poi capirò se mettere o meno una televisione piccolina in questa zona per far sì che l'ambiente diventi un pochino più fruibile. Per il resto, pressoché rimarrà simile, chiaramente va pulito, fermo da 2 mesi. E poi altre modifiche, ad esempio quel ring che abbiamo visto prima, questo qua, praticamente si monta in aggiunta del già preesistente citofono qua sopra e funziona come vi ho detto. Un'altra cosa che adesso andiamo a fare in diretta, tra l'altro, è staccare questo perché tutto il lato smart della casa, almeno dal lato delle luci, verrà a meno. Sperando non si rovini il muro, se no dobbiamo fare un ritocco al muro. E perché verrà a meno? Adesso proviamo a staccare lo scotch. Perché sostanzialmente le persone, vanno tu a spiegare di utilizzare questo per accendere le luci, semplicemente si ritorna all'utilizzo standard. Con
con il Patafix appena acquistato sta mettendo molto occhio questi specchi che non abbiamo mai inserito. Io poi ormai ho l'allineamento automatico con un po' di pressione e cattiveria. Andiamo a cliccare sui punti catartici. Vediamo l'effetto da lontano, amici miei. Una finestra nell'oblio. Dopo un po' di brainstorming e nel cercare di capire cosa fare e cosa non fare, seconda tappa di oggi, un po' rapida, vado a comprare una ventola per il bagno, che tra l'altro anche quella paradossalmente quando si è sempre utilizzata a casa in cui ci viene abitualmente, non abbiamo mai fatto sta robe, quindi sto andando a comprare la ventola al brico, quella da estrazione. Eccola qui, mai stato così semplice trovarla. Giorno 2, mi sono svegliato da poco, diluvia, ma dobbiamo andare a fare lavoretti al B&B, quindi colazione e andiamo. Ok, lo ammetto, non sono un bravo vlogger, sono andato in discarica, ho buttato già le cose, mi sono completamente dimenticato, non so come, però eccoci qui, piovigina, di nuovo. Ora, casa vecchia, c'è casa B&B e capiamo un attimo il punto della situazione. Non ho preso una cosa dall'auto, oh mio Dio. Tra l'altro ho dovuto parcheggiare nel posto più sperduto possibile. Bustine. Andiamo con la bustina. Comunque, dicevo che non mi interessa serratura smart, perché io ho questa serratura e questa. Affiderò agli ospiti soltanto questa, in modo tale che questa è una chiave, diciamo, più facile da sostituire al massimo, la serratura, cose di questo tipo. Ieri non ho avuto troppo tempo di girare, diciamo, la situazione della casa a 360 gradi, quindi ora ve la faccio vedere tutta incasinata, ma queste cose dopo spariranno. Questo è l'ingresso. Qua c'è il bagno, che dopo vedremo un po' meglio, magari. Scala. Sottoscala, dove c'è il vano lavatrice, ma per il B&B non c'è bisogno, e appunto tutto il casino, poi piove, c'è un casino, ho messo questa pezza da buttare, quindi sostanzialmente qua sotto, spero si veda, che c'è questo spazio, vorrei mettere un mobiletto ad utilizzo servizi per il B&B, quindi con un lucchettino, in modo tale che quando verranno a pulire avranno le chiavi del mobiletto e ci sarà dentro magari coperte di cambio, eccetera eccetera, in modo tale che chiaramente abbia un posto, perché non ha il garage, non ha la cantina. Comunque questo è il bagno, lasciate stare le condizioni attualmente, però questo qua molto semplice. Qua c'è da fare qualche lavoro, questi buchi andranno coperti in qualche modo, quella ventola è quella che ho comprato ieri e che ho in quella busta, e in generale poi qua sotto abbiamo finito, oltre la super pulizia che va fatta chiaramente. E rieccoci, che bello vedere comunque in ordine. La casa chiaramente debba essere pulita, però mi piace vedere almeno questa stanza in ordine, perché la cucina adesso è un attimo sotto ribaltamento. Comunque questa è la cucina, cucinino, parliamo sempre di un monolocale, vi ricordo, quindi assolutamente buona dimensione per il mio e soprattutto molto sfruttabile ad utilizzo B&B. Questa è la nuova area che veramente mi soddisfa, da vicino secondo me risulta ancora più carina da vedere, e in più dà leggermente un po' più di profondità alla stanza. Comunque super top per quei profumini che ho messo, perché prima giustamente non essendoci nessuno, sostanzialmente risultava un po' l'odore di chiuso e non abitato. Pur ogni tanto passando qua, quella volta a settimana, ogni due settimane, accendere un po' i riscaldamenti piuttosto che qualsiasi sostanzialmente cosa. Tra l'altro ora facciamo un test, sempre importante farlo, accendo proprio i riscaldamenti, perché di solito quando vengo qua per poco c'è il climatizzatore, fa prima, consuma meno, costa meno. Quello che ora onestamente mi duole capire, non penso si utilizzi duole in questo caso, però può anche essere utilizzato, è se questo ring è compatibile con questo citofono. Ho visto che è compatibile con un sacco di citofoni, dovrebbe, come si fa, o all'interno c'è una lista, o comunque dovrebbe esserci un QR che rimanda al sito di Ring, dove sostanzialmente abbiamo tutte le compatibilità varie. Il modello, mo, dobbiamo cercarlo, un BTCino purtroppo. Ok, forse è stato un po' più semplice del previsto togliere la mascherina qui, però ci sta, lo lasciamo così, tanto sto perdendo tutti i tasti, aiuto, tanto va bene. Sostanzialmente va fatto un cavallotto
tra questi fili e il ring che andrà messo qua sopra. Ora sto cercando di capire se c'è scritto qualche parte il modello. La compatibilità è veramente molto alta, soprattutto se si parla di brand super blasonati. Non è una sponsor, non mi hanno regalato niente, ho pagato tutto io, però effettivamente è così. Comunque, togliendo il coperchio, cosa molto importante, si può controllare per modello o meglio ancora per connettori. Questo è il connettore dove abbiamo appunto i cavi collegati. Sostanzialmente è molto semplice, perché qua c'è scritto bus, inseriamo la sigla che c'è lì e lui ci dirà ok, è compatibile, a posto. Ora devo cercare le istruzioni. Chiaramente non ho registrato alcune cose, ma adesso andiamo a recuperare man mano pezzi. In più, appena inizio a registrare quelle poche cose che inizio a registrare, l'ambulanza, meno male che poi è andata via. Ora, per un attimo nell'altra abitazione, ritorniamo a casa vecchia, perché adesso c'è, o per meglio dire il B&B, perché adesso c'è da fare la parte sostanzialmente di cablaggi, delle cose. Incredibile! Non so se si veda qualcosa, ma ho trovato un posto dove mettere addirittura il cavalletto. Tanto andiamo a vedere il box esterno, dove appunto ci sono le chiavi. Andiamo a vedere. Questa è la parte che verrà automatizzata. Invece la consegna delle chiavi automatica, check-in e check-out, viene fatta da questa. Dove qua c'è il paraacqua, si inserisce la combinazione, si tira giù e si apre la cassettina e consegna la chiave per questa porta. La chiave è sostanzialmente non quella di blindatura, ma quella sotto, che comunque dà una chiusura ugualmente ermetica. Poi, cioè, va bene. Almeno anche di gestione, smarrimento chiave, bla bla bla, è molto più semplice. Apriamo. Quante mandate ha? Due. E rieccoci. Stamattina abbiamo svuotato tutte le robe, diciamo, in più. Inizia a esserci un po' di eco. Ho preso le misure relative a quello spazio, in modo tale da poter comprare l'armadietto di cui vi parlavo prima. Poi non so bene nel montaggio cosa metto, cosa non metto. Intanto passo un attimo lo straccio qui. Accendiamo nuovamente un po' i caloriferi, così facciamo andare un po' sempre le tubature, le cose. Facciamo girare un po' al minimo regime il motore della casa. E comunque questa è un overview da seduto. Secondo me resta un ambiente molto caldo, accogliente, proprio grazie a tutto questo legna vista. Chiaramente disperde un po' la temperatura tutto questo infisso qui. Adesso ci sono 18 gradi, in realtà secondo me sono uno in meno, cioè ci sarà 17,8, 18 giusti, non 18,8. Non so perché ultimamente questo termostato è un po' troppo positivo con le temperature. Quindi, ricapitolando questa prima puntata, che modifiche abbiamo apportato? Specchio, quindi una modifica estetica, abbiamo cambiato la disposizione di alcune cose e fin lì ci siamo. Montato ring, ho visto come funziona, non mi fa propriamente impazzire a livello di gestione di accessi di terzi, però lì poi ci devo riflettere un attimo. Poi, vabbè, di qua è da sistemare. Andiamo al piano sotto. E abbiamo la super ventola che poco fa avete visto montata, super potente. E poi abbiamo nella parte esterna il mitico contenitore delle chiavi.